Ringrazio il professor Beretta e continuiamo appunto il tema del fondo, che è un tema appunto classico anche nei siti contaminati, perché è evidente che per legge, secondo la normativa, i valori di fondo possono sostituire le CSC. I CSC, cioè le concentrazioni soglia di contaminazione che costituiscono proprio l'elemento spartiacque iniziale se devo procedere a fare una bonifica oppure no. E le CSC, d'altra parte, con l'inserimento dell'articolo 242 bis, possono anche costituire l'obiettivo della bonifica, quindi il fondo in effetti può in determinate situazioni costituire anch'esso l'obiettivo della bonifica. Proprio per questi motivi ISPRA ed in particolare il Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia, anche in virtù dell'attività di consulenza tecnica con il Ministro dell'Ambiente, nel 2009 ha predisposto il protocollo, una cosa vecchia ormai, ci lauriamo da tanti anni, il tempo ora quando... Ha predisposto un protocollo per, beh, d'altra parte i procedimenti di bonifica siamo nell'ordine di grandezza, tempi geologici, quindi in effetti 1200 stava anche bene. Il protocollo per l'emissione dei valori di fondo per le sostanze inorganiche nelle acque sotterranee. L'applicazione di questo protocollo, quindi gli aspetti proprio applicativi e congiuntamente anche all'osservazione di molte ARPA, hanno evidenziato alcune criticità e che pertanto impongono un restyling, una revisione del protocollo stesso. Quindi oggi l'obiettivo di questa breve presentazione è quello di evidenziare alcune criticità emerse e rilanciare anche alcune proposte nell'ottica, diciamo, di ristrutturare proprio questo protocollo. Diciamo, mi soffermo molto brevemente a dire che il testo normativo di riferimento per quanto riguarda le bonifiche, quindi il decreto 152-2006, non vengono forniti indirizzi su chi sono i soggetti e preposti alla realizzazione del fondo, lo studio del fondo e su come valutare il fondo. Cioè, su come valutare il fondo c'è qualcosa, diciamo, qualche riferimento abbastanza vago all'allegato 2 al titolo quinto, in cui si dice che si possono riguarda soprattutto i vari terreni, in cui si dice che si possono prelevare campioni in aree esterne al sito con diciamo, l'accortezza di prendere le stesse profondità di campionamento, le stesse litologie relative ai campioni all'interno del sito, proprio perché l'idea è quella di poi effettuare un confronto. Per quanto riguarda chi fa il fondo, sicuramente io parlo adesso nell'ambito soprattutto dei procedimenti di bonifica, i soggetti deputati per elezione a farlo sono le ARPA, in quanto sono gli organismi super partes e hanno le opportune conoscenze sia tecniche sia del territorio. E soprattutto mi piace enfatizzare questo discorso delle conoscenze sul territorio, perché poi la storia del sito è secondo me estremamente rilevante al fine dell'impostazione dello studio sul fondo. I privati possono intervenire qualora le risorse delle ARPA non siano in grado di procedere diciamo, con i tempi dovuti, in tempi utili al procedimento in atto. È evidente che in tal caso i privati devono agire sotto la regia, sotto il controllo delle ARPA. E direi pure che in molti casi il fondo diciamo, studiato dal privato generalmente è interessato più a discorso di baseline piuttosto che un fondo vero e proprio, dove vediamo che cosa significa. E poi c'è anche l'ISPRA che fa il fondo con partita di riferimento ai siti di interesse nazionale e comunque in sinergia con le ARPA. Come valutare il fondo? Che cosa c'è dentro questa grande scatola nera che trasforma i dati di input in un valore, il risultato finale appunto che è il fondo? Ci sono una serie di passaggi estremamente, diciamo, anche complessa, se vogliamo, che il professor Beretta ha già anticipato nel suo intervento. Sostanzialmente, appunto, c'è il discorso della raccolta, sistemazione e raccolta dei dati, il passo, diciamo, secondo me molto importante, chiamato qui edificazione, punto C, cioè di realizzazione del modello concettuale del database, e poi l'analisi dei dati, fino ad arrivare proprio a dare un'identità al descrittore del fondo. Io ovviamente non è questa la sede per motivi di tempo per esaminare le criticità step by step.
Quello che mi interessa è, diciamo, semplificare estremamente il discorso. Noi abbiamo un oggetto reale costituito da una distribuzione di valori. Adesso parliamo delle acque, ma queste considerazioni possono essere estese anche ai suoi terreni. Abbiamo un oggetto reale, il fondo, cui secondo me non è scontato che sappiamo effettivamente cosa è in partenza. Dobbiamo chiarirci noi che cosa veramente vogliamo determinare, dopo lo vediamo. Poi c'è la parte, così lo chiamo, il motore di trasformazione, che è costituito dal modello concettuale, cioè dall'idea che noi ci siamo fatti di come funziona il sistema idrogeologico, il sistema geologico nel caso dei terreni del sito, quindi comprendendo anche il feeling che abbiamo noi sulle sorgenti che possono produrre quel determinato tipo di analita, sui modelli di trasporto e di destino del contaminante. E il database. Il database non è altro che la proiezione numerica del modello concettuale in qualche modo. Dopodiché abbiamo un pizzico di statistica geostatistica, che è la fase in cui diciamo, sintetizziamo i dati della fase precedente, e poi diamo appunto volto al descrittore del fondo. Ora, questo che sto dicendo non è una teoria accademica, perché entriamo appunto nel dettaglio del primo passo. Qui in alto vediamo appunto c'è una mappa che ci consente di capire a che parte del percorso siamo. Il primo discorso è che cosa andiamo a identificare, cosa intendiamo noi per fondo. Perché la concentrazione che noi ritroviamo in un sito, sia nei terreni che nelle acque, può essere legata a diversi sorgenti naturali, sorgenti antropogeniche diffuse, sorgenti localizzate, quindi un plume però la cui origine è esterna al sito che noi vogliamo interessare, su cui siamo interessati, e poi anche delle sorgenti sito correlati, quindi sorgenti puntuali e sito correlati. Diciamo, a seconda quindi del livello di fuoco, come dire, no? C'è bianco e nero. Il bianco è il fondo, diciamo, ad hoc, per così dire. Il nero è il plume di contaminazione. Tra questo bianco e nero sono diverse scale di grigio. Ora, anche a riferimento all'attività di ISPRA, molte volte il Ministero ci fa riferimento, ci chiede, no, il fondo naturale. Sebbene pertanto l'aspetto normativo consente anche di, diciamo, prevedere non solo le componenti naturali, ma anche le componenti antropogeniche diffuse. Quindi in realtà, diciamo, la maggior parte delle considerazioni che facciamo riguarda un fondo cosiddetto usuale, dato quindi dalla somma delle componenti naturali e quelle sorgenti antropogeniche diffuse, anche perché non è molto facile distinguere l'una dall'altra. Abbiamo visto che quando diciamo, sono i privati a interessarsi del fondo, anche ovviamente con il controllo e la supervisione dell'ARPA, loro in realtà tendono poi a interessarsi più che altro di un baseline, nel senso che tendono anche a considerare eventuali sorgenti localizzate extra sito, che dal punto di vista del privato è anche corretto. Io vedo a monte cosa mi entra 100, mi esce 100 dal mio sito, il mio contributo è zero, quindi ragazzi, mi tiro fuori dal discorso della bonifica. Come logica c'è anche, però è anche vero che comunque un baseline è un pochino diverso proprio concettualmente da quello che è il fondo senso stretto. Passiamo quindi invece a identificare alcune criticità che erano state evidenziate appunto nel protocollo del 2009 nell'ambito appunto di questo motore di trasformazione, diciamo, quindi in particolare per il discorso dei criteri di esclusione. È chiaro che devono esistere dei criteri di esclusione, nel senso che dobbiamo essere sicuri che i campioni che noi consideriamo siano afferenti all'oggetto che effettivamente vogliamo studiare. Tra i criteri di esclusione del protocollo ISPRA c'erano questi, c'erano appunto campioni dei quali non è nota la profondità di campionamento, questo perché si rischiava magari di mischiare dei campioni di un acquifero superficiale con campioni di acquifero sotterraneo, diciamo, profondo. I campioni con bilancio ionico superiore al 10% creano un indice di una scarsa qualità analitica. Campioni con presenza di composti organici, idrocarburi, solventi, eccetera, che sono quindi riconducibili a attività antropiche, diciamo magari proprio l'evidenza di Bloom. E poi erano due criteri effettivamente abbastanza troppo conservativi, che erano quella la concentrazione di idrati maggiore di 10 mg/L,
e le concentrazioni di sodio maggiori di 1000 grammi litro. E in questo caso abbiamo visto che nel primo caso effettivamente il 90% dei campioni rischiava di essere estromesso dall'analisi. E nel secondo caso, effettivamente, facendo riferimento soprattutto ai grandi centri produttivi che poi sono appunto l'oggetto che ricadono nei SIN, questi sono nella maggior parte dei casi lungo costa, e questo significa che c'è il naturale problema dell'intrusione salina, per cui i valori maggiori di 1000 di un grammo litro, diciamo, sono abbastanza all'ordine del giorno. Per cui, diciamo, questi criteri effettivamente vanno rivisti e vanno modulati anche in funzione della situazione sito specifica. Un'altra criticità che poi in qualche modo anticipava il professor Beretta anche nel suo intervento era il discorso degli acquiferi della falda significativa, cioè noi dobbiamo andare a campionare e considerare qualsiasi tipo di acqua, per così dire, che troviamo nel sottosuolo, ci sono dei limiti. Ora è insito nel discorso del fondo che c'è un'idea di continuità spaziale, c'è cioè qualcosa di scala, diciamo, non puntuale certamente. La falda significativa, per falda significativa abbiamo preso riferimento all'allegato 1 del decreto legislativo 30 del 2009, che riguarda appunto, che mette in evidenza due punti: la quantità significativa, quindi quella con un volume medio, quella falda può sostenere una portata di maggiore di 10 metri cubi al giorno, e di flusso significativo, ovvero un flusso significativo quando la produzione di questo flusso può causare una diminuzione significativa della qualità ecologica di un corpo idrico superficiale. Ora il problema è dare un pochino corpo e sostanza anche a questi due criteri, per cui per quanto riguarda la falda, la significatività, la quantità significativa attraverso dei banali diciamo, considerazioni idrogeologiche possiamo in qualche modo creare proprio dei diagrammi che mettono in funzione, che mettono in evidenza un campo di significatività e un campo di non significatività in funzione dei parametri di riferimento, che devono essere ovviamente il gradiente idraulico, il fronte della falda che stiamo considerando, lo spessore della falda e ovviamente la conducibilità idraulica K. Io in questo caso non ho messo i valori perché evidentemente per non scatenare delle guerre o delle aspettative, diciamo. Sicuramente, semplicemente questo vuole essere un punto, diciamo, su cui invitare a cominciare a ragionare, diciamo, per identificare questa significatività della falda. Per completezza, diciamo, sempre sul discorso della falda significativa, è evidente che in molti casi ci troviamo con situazioni di discontinuità spaziale, abbiamo la classica lente di sabbia in mezzo a un mare di argille e di limi. Per cui è evidente che in quel caso dovremmo avere non un vero e proprio falla, appunto, ma semplicemente una lente confinata, diciamo. E poi anche il discontinuità temporale con le falde effimere, è evidente che ai fini del fondo, a mio avviso, non ha senso andare a campionare anche delle acque che esistono magari per poche settimane l'anno. Sempre rimanendo nella fase, diciamo, del motore di trasformazione, come chiamo io, è interessante, io voglio avere molta enfasi sul discorso relazione che c'è tra modello concettuale e database, perché effettivamente sono d'accordo che la maggior parte dei problemi vengono in questa fase qui, cioè dobbiamo veramente capire come funziona il sito. Le difficoltà stanno appunto nel riversare la didattica fatti del sito in questo database numerico. Infatti questo poi comporta una serie di decisioni, l'indicazione degli outliers del loro trattamento, le ipotesi sul percorso evolutivo delle acque di falda, interazione acqua-roccia. Vedevo prima la slide riferita al fondo delle acque della regione toscana, che effettivamente è uno di questi casi abbastanza complicato e ben pensato proprio di questo percorso, di questa evoluzione dell'acqua, le possibilità di mixing con acque di origine diversa e i criteri anche per l'azione della distribuzione spaziale, sono tutte decisioni che vanno affrontate in questa fase nel modello concettuale e quindi riversata anche in database.
La cosa importante è che una volta che questi valori sono stati versati nel database, noi cominciamo a giocare con i dati, con i numeri, quindi nello sfondo vedete, no, dei diagrammi un po' a caso che danno l'idea di come possiamo affrontare il problema in tanti modi diversi. E ovviamente già in questa fase c'è un ritorno, nel senso che l'analisi numerica ci può dare costringere a rivedere il nostro modello concettuale del sito. Quindi questa è la fase proprio più importante. C'è la fase successiva, quella dell'utilizzo degli strumenti statistici, che diciamo, è una fase che personalmente non mi appassiona più di tanto, nel senso che non è che è meno importante, perché comunque da questa fase vengono fuori i numeri. All'ISPRA i numeri glieli chiedono perché evidentemente siamo bravi a dare i numeri, in tutti i sensi. Non mi appassiona più di tanto perché, a differenza della fase precedente, che appunto secondo me è quella più artigianale, proprio quella che ci vuole l'esperienza, la sensibilità di capire come funziona il sito e di come metterlo in numeri da poi manipolare, la fase di elaborazione statistica è più standardizzata, comunque standardizzabile, e mostra delle criticità in ogni caso, a mio avviso, più facilmente controllabili. Come anticipava prima anche il professor Beretta, e tra l'altro con questa fase, quando voglio fare riferimento a un dato numerico, a un valore secco, per così dire, il software dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti, ProShell, diciamo, è abbastanza esaustivo e guida abbastanza questo percorso. Siamo arrivati quindi all'ultimo elemento di questa carrellata, è la natura del descrittore del fondo. La legge parla di valori di fondo. Io, diciamo, vorrei superare un pochino questo concetto, che peraltro molti ARPA già lo stanno facendo, e dire, va bene, noi abbiamo un valore, cioè un acquifero il cui valore di fondo è 150 microgrammi litro. È come dire, facendo un'analogia con la descrizione di un'opera d'arte, dimmi quanto un numero riguarda quell'opera d'arte. Io tiro fuori la diagonale della tela, no? Questa è la cosa che mi viene più, l'unica cosa che posso dire per descrivere questa opera d'arte con un numero. Il secondo passo invece è quello di fare un confronto, quindi la mia rappresentazione del fondo non è più un numero secco, ma è tutta la popolazione che io ritengo descrittiva del fondo, che posso quindi comparare con la popolazione del sito e quindi attraverso opportuni metodi statistici. In questo caso quindi avrò una definizione della mia opera d'arte un po' più raffinata in qualche modo. Posso fare anche qualcosa di meglio, posso proporre un modello geostatistico. Quindi di legare il dato numerico, se diciamo quello analitico, anche ovviamente la sua posizione nello spazio. In questo caso avrò un ulteriore miglioramento del modello, cioè il mio modello che si avvicina alla realtà, per così dire, quello che è l'obiettivo, il mio obiettivo, fermo restando che poi in realtà noi non sappiamo bene quanto ci abbiamo preso e quanto siamo ancora lontani da questa realtà. In sostanza il succo di questa presentazione vuole essere, da un lato, osiamo di più. Osiamo di più significa quindi facciamo riferimento a modelli più complessi, però con intelligenza, cioè dobbiamo anche usare e mantenere la giusta flessibilità, cioè per i punti vendita non è che posso pretendere di chiedere 50 punti per fare un fondo, per fare analisi tridimensionale, 3D, 4D, magari comprendendo anche il monitoraggio nel tempo. Chiaramente dei punti vendita farò il minimo possibile perché la situazione, diciamo, lo può consentire. Abbiamo visto che queste criticità che abbiamo evidenziato, queste e altre criticità che ci hanno anche segnalato alcune ARPA, impongono questa realizzazione del protocollo e a questo punto riteniamo abbastanza diciamo, innovativo e anche opportuno realizzare questo nuovo protocollo che abbia un carattere modulare. Cioè, noi stiamo pensando a un protocollo che, oltre ad avere una procedura, quelle immagini sono tante, tutto sommato sono anche abbastanza ben consolidate, accompagnare questa procedura con schede di approfondimento su svariati temi, tale che aiutino poi a sviluppare modelli concettuali più robusti e quindi database meglio organizzati. Questo protocollo dovrebbe avere poi queste caratteristiche di open source, diciamo, online, proprio perché, essendo tutto sommato la procedura di formazione del fondo, un'opera appunto, un'opera artigianale per così dire,
proprio perché le sitospecificità sono estremamente varie, la variabilità, diciamo, geologica, idrogeologica, in particolare in Italia, è estremamente articolata, e in qualche modo è necessario mettere a sistema le esperienze. E per cui le ARPA magari potranno proporre nuove schede di approfondimento, però proprio di casi studio risolti, tra virgolette, quindi questo discorso di condivisione delle esperienze, e poi anche in questo protocollo, in qualche modo, una parte, un allegato che riporti gli elenchi delle aree per le quali sono stati già definiti gli scrittori del fondo. Ovviamente un approccio simile potrebbe anche essere condotto per il fondo dei terreni contaminati. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie.